Federico Dorni, parto insomma, dal nostro video emozionale di fine partita. Cos'è che mi dicevi che tu i rigori li pari solo in partita, quando vale, insomma? Ah sì, insomma, ieri hai fatto il video, non ho preso neanche uno, oggi mi sono tenuti per oggi. Hai fatto bene, allora cercheremo di ripetere questo rito anche successivamente. E insomma, tu hai avuto nel tuo percorso calcistico già il modo di insomma, superare momenti importanti, però questo torneo di Viareggio, considerato come ci è arrivato il Parma, considerato tutto, insomma, direi che è una delle emozioni più grandi vissute da te, no? Sì, sì, molto, molto. Siamo contentissimi, il mister soprattutto, che dopo una stagione diciamo non esaltante, ci togliamo anche le nostre soddisfazioni. Commentiamo un po' questa partita, perché alla fine uno dice sì, il Parma è passato ai rigori. Beh, è passato ai rigori dopo aver pareggiato 1-1 e dopo essere stato in vantaggio e dopo essere stato raggiunto da una prodezza individuale. Certo. Sì, 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 a confronto tutte le partite che abbiamo fatto con le squadre di Primavera 1 oggi e anche contro l'Inter è stata una partita da parte nostra molto importante. E poi dopo, si sa, i rigori nella lotteria può succedere di tutto. Noi siamo stati bravi nei primi 90 minuti a tenere il pareggio, loro hanno fatto un bel gol, noi l'abbiamo bloccata subito, però dai, adesso ci godiamo questa vittoria. Della sequenza dei calci di rigore hai parato tra l'altro i primi due, a quel punto lì ti era venuto quasi come dire, un senso di imbattibilità, hai detto adesso moglie li bravo tutti. Sì, poi quando l'ho sbagliato Colli un po' meno, poi però dai, per fortuna è andata bene. Senti, arrivati a questo punto state già pensando che non è finita questa avventura, no, certo. Sta proseguendo. Tanto che ci siamo, proviamo ad arrivare ancora più lontano. Adesso aspettiamo il risultato di Venezia Rigas e vediamo cosa ci aspetta venerdì. Venezia ci fa tornare in mente antiche sfide delle ultime annate a livello di prima squadra. Sì, speriamo che adesso di continuare queste buone. In Lega Pro no, perché sono arrivati davanti loro, però adesso vediamo. Adesso li abbiamo battuti in campionato, li abbiamo battuti noi e vediamo di continuare questa striscia positiva. Bene, grazie Fede, complimenti. Grazie di mille, tutto. Grazie a voi.